Pomeriggio, bentrovati. Siamo qui insieme per iniziare le conferenze del Festival Francescano, giunto alla sua decima edizione. Il titolo di quest'anno, come sapete benissimo, è Tu sei bellezza. È una citazione presa da una preghiera di Francesco, che scrisse alla Verna, dopo aver ricevuto le stimate. Un dono grande, e questo tu sei bellezza lo rivolge a Dio. Lo sottolinea per ben due volte, per sottolineare l'importanza della bellezza del rapporto tra lui e Dio. Per Francesco le relazioni sono fondamentali e la bellezza del rapporto di Dio passa anche attraverso l'uomo e le creature. Siamo quindi qui a parlare insieme a Fra Paolo e ad Anna Piaviola delle relazioni e della bellezza all'interno di queste relazioni, attraverso ovviamente l'esempio di San Francesco. E prendiamo spunto, a proposito, parlando di Francesco, anche dell'invito che lo stesso Papa Francesco ci fa di attraversare le vie della bellezza per una nuova evangelizzazione. Prima di presentarvi i nostri due grandi relatori che fanno anche parte del comitato scientifico del Festival Francescano, perdo un istante per delle informazioni logistiche. Mi hanno detto che per proteggervi dal sole c'è un bellissimo cappellino del Festival Francescano che viene venduto all'InfoPoint e in più troverete nelle vostre sedie delle cartoline che parlano di bellezza che potete prendere su e compilare il questionario e consegnarlo all'InfoPoint. Date queste informazioni tecniche, do lo spazio ai nostri relatori e ve li presento. Anna Piaviola, teologa, filosofa, francescana secolare, amica, che è la parte secondo me più importante, insegna filosofia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia e tiene corsi di spiritualità sia per laici che per religiosi. Tra le sue pubblicazioni, Dal corpo alla carne e Desiderio e pensiero, per una filosofia sulla differenza. A lei è stato chiesto di approfondire l'aspetto filosofico e esistenziale di questo Tu sei bellezza. Invece a Fra Paolo Canali, che è direttore delle edizioni Biblioteca Francescana, e mi ha detto di sottolineare il suo legame con l'ordine francescano secolare che ha seguito in diverse occasioni, ha svolto diversi servizi di animazione nelle fraternità a livello locale, a livello provinciale e generale e dal 2012 è appunto responsabile della Biblioteca Francescana di Milano e delle edizioni Biblioteca Francescana. A lui il compito di approfondire del tema Tu sei bellezza l'aspetto teologico e francescano. Intanto un grazie a voi che siete qui presenti e che vi godete il bel sole di Bologna e un grazie ai nostri due splendidi relatori. A voi la parola. Grazie a Valentina che ci ha così mirabilmente introdotto e grazie soprattutto a voi e al vostro coraggio di essere qua questo pomeriggio. L'idea è quella di fare un'introduzione al tema del festival di quest'anno, che appunto dice Tu sei bellezza. Come diceva Valentina, Tu sei bellezza è una frase presa da una preghiera di Francesco, le lodi di Dio Altissimo. Ma questo tema della bellezza è presente spesso negli scritti di Francesco. Proviamo a pensare al più famoso tra tutti i suoi scritti, cioè il Cantico delle Creature. Tre volte compare l'aggettivo bello. È bello il sole, sono belle la luna e le stelle, è bello il fuoco. Francesco ha una certa sensibilità per ciò che è bello. E lo sappiamo dalla sua vita, sappiamo che da giovane era coinvolto nella bellezza, ci teneva molto ad apparire bello, a vestirsi in modo singolare, ad emergere rispetto ai suoi coetanei e ai suoi amici. Per cui non ci stupisce questo trovare l'affermazione tu sei bellezza
in questa preghiera che in qualche modo è il vertice, sta al vertice dell'esperienza spirituale di Francesco. E tanto per cominciare vorrei ricordare l'origine di questa preghiera. Francesco, diciamo, ci viene raccontato, ha appena ricevuto le stimmate. Siamo nel settembre del 1224, al termine o durante uno di questi lunghi periodi di solitudine e di preghiera che Francesco faceva durante l'anno, accompagnato solo da pochi frati scelti, ma per lunga parte anche in solitudine. Avviene questa, nessuno è testimone di quel che avviene, ma Francesco si trova ad avere nella sua carne le ferite di Gesù crocifisso, alle mani e ai piedi e al costato. Dopo questa esperienza Francesco scrive questa preghiera, le lodi di Dio Altissimo, di cui abbiamo addirittura l'autografo, cioè noi abbiamo l'originale scritto di Francesco che viene conservato, che è conservato nella Cappella delle Reliquie, nella Basilica di San Francesco ad Assisi. Cioè noi abbiamo l'originale scritto dalla mano di Francesco. È una cosa incredibile se ci pensate. Adesso voglio dire, Dante Alighieri ha sicuramente scritto molto più di Francesco, ha scritto tanti tomi, ma di Dante Alighieri non abbiamo una riga scritta di suo pugno. Boccaccio e Petrarca hanno certamente scritto più di Francesco, ma di nessuno di loro ci è rimasto l'autografo. E invece di Francesco, che si differisce, che si definisce ignorante e semplice, abbiamo questa preghiera scritta di sua mano. E questa preghiera in qualche modo riflette l'esperienza profonda e misteriosa che ha vissuto durante le stimmate. È una preghiera che lui scrive su un pezzettino di pergamena per regalare a frate Leone, che aveva bisogno, voleva avere qualcosa di Francesco. Ed è una preghiera che è composta semplicemente da una serie di tu sei, una specie di litania di tu sei rivolta a Dio. Una trentina di volte ritorna questo ritornello, tu sei con tante qualità, e tra le tante qualità ritorna per due volte il tema tu sei bellezza. Quello che mi interessava sottolineare è che questa preghiera nasce non in un momento di pace privilegiato, in un momento di tranquillità, ma nasce nel momento forse di crisi più profonda di Francesco. Siamo nel 1224, Francesco ha già abbandonato la guida dell'ordine, l'ordine che è nato come un gruppo di fratelli riuniti intorno a lui, ormai è diventato una creatura di migliaia di frati diffusi in tutto il mondo conosciuto, che non hanno più conosciuto Francesco di persona, che chiedono di avere delle strutture che possano governarli, che chiedono di essere organizzati secondo dei modelli che sono presenti nella Chiesa. Francesco fa fatica a capire questo passaggio e si ritira, non vuole essere di inciampo al cammino dell'ordine, ma allo stesso tempo si sente in qualche modo messo da parte. Vi ricordate il racconto della perfetta Letizia, no? Francesco che arriva di notte alle porte di Santa Maria degli Angeli, bussa e gli dicono no, puoi stare fuori. Da un certo punto di vista è un racconto molto poetico, simpatico, ci fa sorridere. Da un altro punto di vista è veramente drammatico, perché dice quello che Francesco, come Francesco si sentiva. Francesco si sentiva come uno che stava bussando alla porta e a cui rispondevano: te ne puoi pure andare, di te non abbiamo più bisogno, siamo tanti e tali che non abbiamo più bisogno di te. Ecco, in questo momento di crisi si pone l'esperienza delle stimmate e la preghiera delle lodi di Dio Altissimo, proprio nel più profondo dell'oscurità e della ricerca da parte di Francesco. Io mi fermo qua per il momento. Bene, grazie Fra Paolo, e io voglio proprio ripartire da dove Fra Paolo ci ha condotti. Ecco, nell'esperienza di Francesco la bellezza o questo canto, questa insistenza nel dire al Signore tu sei bellezza, ecco, nasce
una esperienza profonda di sofferenza, sia quella fisica oppure quella anche relazionale con i suoi compagni. Ecco, il festival in questi giorni mette non solo a tema la bellezza, non si vuole parlare sulla bellezza, ma si vuole dare spunti, suggerimenti per aprire gli occhi, dare uno sguardo diverso su ciò che significa veramente bellezza. L'abbiamo un po' visto, ci ritorniamo su Francesco, ma se noi guardiamo un po' il linguaggio della cultura, tantissimi sono i luoghi e i promotori della bellezza, la bellezza fisica, la bellezza anche in un certo senso spirituale, dell'anima, una bellezza del corpo. E ci interroga su una cosa: ma riusciamo a capire cosa sia bellezza? Tutti ne parlano, tutti ce la offrono, qualcuno a buon mercato sembra, ecco, vieni da me, ecco, con poco ti faccio bello, qualcun altro è più onesto o forse anche più smaliziato e dice: ma sai, se vuoi bello, essere bello, devi pagare, no? Allora, sia che la compri a buon mercato, sia che spendi molto, sembra che la bellezza ci interessi. E allora, una cosa penso che dobbiamo subito, per onestà intellettuale, chiarire. Qui quando parliamo di bellezza non parliamo di gradevolezza, perché spesso si confondono le due cose. Nella nostra esperienza quotidiana, umana, diciamo bello tanto, è bello un film, ah che bello il film, no? Una bella passeggiata, un bel ragazzo, un bell'uomo, una bella donna, però ecco il film, la passeggiata, ecco la persona, sono belle ma hanno un senso diverso. Allora, una cosa è dire mi fa stare bene, allora quella persona mi fa stare bene, quindi per me è bello. Quel film, quella situazione mi ha dato belle emozioni, significa mi ha fatto stare bene, mi piace. E allora, gradevolezza, ciò che mi piace, indubbiamente colpisce l'emozione e ha una sua logica d'essere. Ma la bellezza non è il mi piace, non sono i like che anche noi mettiamo. Bellezza è qualcosa che ci fa sperimentare Francesco, e cioè quando noi riusciamo ad andare oltre l'emozione che viviamo, soprattutto quando l'emozione è dolorosa. Come si fa a dire nella sofferenza, però Signore tu ci sei ed è bello che tu ci sei, perché la traduzione delle lodi potrebbe essere questo: Francesco veramente morto quasi fisicamente, moralmente, nella sofferenza dice però tu sei, Signore, tu sei. E allora cosa insegna questo dire di Francesco? Una cosa molto importante per me, che noi tutti nella nostra esperienza certamente soffriamo, guai a chi dire io non conosco l'esperienza del dolore, ma noi non coincidiamo con il nostro dolore, con la nostra sofferenza. Noi non siamo il dolore che gli altri ci infliggono. Certo che sento l'offesa che gli altri mi pongono, è indubbio. Certo che non mi piace soffrire, non mi piace, e né posso dire che bello, Signore, che io soffro. No, dico questa sofferenza che però dice di me, questa sofferenza che in ogni caso io vivo, questa sofferenza mi dice, Signore, che tu non sei lontano, perché tu, Signore, hai provato la mia stessa sofferenza. Allora noi possiamo dire, ecco, prendendo Francesco, possiamo dire di Dio tu sei bellezza, perché tu, Signore, hai sentito che nel dolore l'uomo non muore, ma l'uomo può ancora vivere. Allora bellezza è riuscire ad aprire la vita, a riuscire a sognare, riuscire a contemplare oltre il mio dolore. E mi piace citare un filosofo che, diciamo, è abbastanza noto per non essere certo né un devoto né un credente, Jean-Paul Sartre, che però ebbe a dire, fra tante cose lontane, diciamo, dalla trascendenza e dalla fede, riuscì a dire in un bel libretto che si intitola Bariona, il figlio del tuono, dice questo, cito: noi altri, uomini fatti ad immagine di Dio, siamo oltre tutte le nostre sofferenze, nella misura in cui rassomigliamo a Dio.
fine della citazione. Scrive questo Sartre in un momento doloroso di prigionia, scrive una rappresentazione della natività, ecco, di Gesù, è un passo, un libro secondo me da leggere veramente, ma in ogni caso ritiene una cosa importante: l'uomo soffre, ma l'uomo non coincide con la sofferenza. Io direi oggi, l'uomo riceve il male, l'uomo vive nelle bruttezze della vita, è inutile che nascondiamo, la vita ci offre cose brutte, cose che sono certamente malvagie, però l'uomo non è la malvagità, ed è questo uomo che dice io sono altro rispetto alla mia sofferenza, questo lo fa bello. Quindi concludo dicendo che come Dio non banalizza il dolore, come Dio sa cosa significa il dolore, l'uomo sa cosa significa la bellezza, e può dire io sono bello perché io sono oltre il dolore che sento. Facciamo un passo in avanti. In questa preghiera, vi dicevo, la preghiera è molto semplice, è scandita da questo ritornello: tu sei, tu sei. Io immagino che tutti la conosciate, ma la leggeremo dopo qualche brano. Adesso mi premeva sottolineare questo aspetto. Il frate Leone, che è il compagno fedele di Francesco degli ultimi anni, che è alla Verna insieme a Francesco, racconterà poi di avere spiato Francesco quando Francesco di notte si fermava a pregare e chiedeva ai frati di allontanarsi, voleva essere da solo. E racconta che la preghiera notturna di Francesco era composta da una domanda, da due domande. Cioè, per tutta la notte Francesco gridava chiedendo chi sei tu, Signore mio, e chi sono io, tuo verme e inutile servo. Chi sei tu? Questa domanda, come dire, può essere una domanda d'accademia. Chi è Dio? Possiamo fare le discussioni più belle, come dire, più fiorite lungo la storia, ne abbiamo esempi infiniti. Ma quando questa domanda ti nasce dalla pancia, mi viene da dire, chi sei tu, Dio, di fronte a questa sofferenza che sto vivendo, di fronte a questo momento orribile che sto passando, tu dove sei, chi sei, da che parte prendi, da che parte stai, chi sei tu? Ecco, in questa preghiera Francesco sembra quasi dare risposta alla domanda. Tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, eccetera eccetera. Tu sei, a me sembra anche che voglia dire, da questa situazione di difficoltà posso uscire quando non sto a guardare, a continuare a guardare me stesso e la sofferenza che sto passando e la situazione brutta in cui mi trovo, ma quando trovo la forza e il coraggio di alzare gli occhi verso un tu che è al di fuori di questa mia sofferenza. E contemplando questo tu posso trovare il senso di quello che io sto vivendo. Cioè il passaggio dall'io al tu. Questa idea del tu sei bellezza, è possibile riconoscere la bellezza se io riesco ad alzare gli occhi da me stesso e a smettere di mettere al centro il mio io con quello che comporta. E provo a alzare lo sguardo e a vedere qualcosa d'altro rispetto al mio io. E sempre da questo punto di vista è interessante che, vi dicevo, abbiamo l'autografo, il manoscritto di Francesco che riporta questa preghiera. È un pezzettino di pergamena di pochi centimetri, una decina di centimetri, largo 8, una cosa da poverelli chiaramente, scritto con la scrittura grossa e un po' impacciata di Francesco, che non era un professionista della scrittura. E da un lato questa pergamena riporta le lodi di Dio Altissimo, dunque forse il vertice dell'esperienza spirituale di Francesco, e dall'altro lato riporta una benedizione dal libro dei Numeri che Francesco usava: e il Signore ti doni la sua pace, il Signore ti mostri il suo volto, il Signore abbia misericordia di te, indirizzata a frate Leone.
Quindi sulla stessa pergamena, da un lato il tu sei rivolto a Dio e dall'altro lato una benedizione per frate Leone. Come a dire, quando facciamo veramente esperienza di Dio, quando davvero Dio entra nella nostra vita, non è che succede come succede nei film in cui se uno vuole incontrare Dio deve isolarsi, chiudere le porte e le finestre, stare da solo in un eremo e fare, che ne so, anni e anni di solitudine e allora alla fine potrà arrivare fin dove abita Dio. È il contrario. In verità, chi fa davvero esperienza di Dio scopre che il tu di Dio poi lo si incontra concretamente nel tu di tutte le persone con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Il tu di Dio ti insegna a cercarlo nel tu di tutti gli altri tu che incontri ogni giorno. In questo caso l'esperienza profonda di Dio fatta da Francesco con le stimmate lo rimanda, non gli fa dimenticare le necessità dei suoi fratelli, ma lo rimanda appunto alla tentazione di frate Leone che gli aveva chiesto di avere qualcosa di suo, di scritto da lui per poter superare questa tentazione. Ecco, l'esperienza di Dio quando è autentica non ti aliena dall'attenzione ai fratelli, ma in verità ti dà gli occhi giusti per vedere e per stare vicino ai tuoi fratelli. E questo, secondo me, è un altro suggerimento profondo che ci viene dalle lodi di Dio Altissimo. Questa bellezza di cui noi siamo in cerca non è qualcosa che ci debba distrarre da tutto il resto della nostra vita, ma anzi è qualcosa che chiede di essere trovato proprio a partire dalle relazioni quotidiane che noi viviamo nella nostra vita. Sì, interessante e importante a mio avviso sottolineare che la relazione con l'altro, Francesco in questo episodio nella scrittura delle lodi lo vive o comunque ce lo trasmette nella relazione concreta con frate Leone, di fatto diventa la relazione con l'altro non una scelta di comportamento. A volte in certi ambienti noi potremmo essere sollecitati a dire, no? Bisogna accogliere l'altro, bisogna relazionarsi con l'altro perché così vuole il Signore o comunque buona creanza dice, non lo so. No, non è questo. La relazione con l'altro, direbbe Michel de Certeau, mai senza l'altro si può vedere la realtà che siamo noi. La relazione con l'altro ti dice, ti restituisce lo sguardo che tu hai su te stesso e sulle cose. Vi ricordo ecco, un principio importante anche nella riflessione. Noi siamo abituati chiaramente ad avere gli occhi, insomma la vista, a guardare. Noi siamo lo sguardo, guardiamo gli altri fuori, ma noi non possiamo guardarci guardare. Noi siamo protagonisti di uno sguardo, ma non sappiamo cosa significa questa esperienza che sto facendo in prima persona. E quindi se voglio riflettere su ciò che sto guardando, deve essere qualcun altro che mi dice: guarda, i tuoi occhi si sono posati qui. E allora lo sguardo dell'altro è per me la restituzione di dove io sto poggiando lo sguardo e gli occhi. Come dice anche Papa Francesco, incontrare l'altro e a volte incontrarlo negli occhi, diverse volte magari parlando anche della prossimità, nel dare anche l'elemosina, faceva notare questo, mi pare, Papa Francesco. A volte diamo velocemente magari la monetina, stando attenti a non toccare magari, ma almeno lo sguardo, l'incontro dello sguardo, due occhi anche fra i passanti che si incrociano dicono in maniera lieve, rispettosa: ti sto incrociando, che poi nella vita magari non ti vedrò mai più, per dire. Però lo sguardo e l'incrocio, questo significa guardare l'altro, ti dice: io ti riconosco. Ecco perché parlare di bellezza, parlare di un tu, significa partire dalla prima persona. È un'esperienza personale, è una prima persona, ma non una prima persona singolare, io, ma una prima persona plurale,
noi. L'esperienza della bellezza, l'esperienza di chi guarda e di chi riceve uno sguardo, la bellezza di chi si sente amato e riceve dall'amato l'espressione tu sei bello, tu sei bella. Per me, io ritengo, l'esperienza dica, che non è che chi si ama ritenga che quella sia veramente la quintessenza della perfezione, ma è vero quel tu sei bello, perché io ti riconosco, io ti incrocio, tu sei per me, tu sei per me colei che io ho scelto, colui che per me è il mio bene. Quindi è veramente quel tu sei bella oltre ogni canone di bellezza e di pagina patinata. E allora la relazione con gli altri è il luogo in cui si fa esperienza della bellezza, che ti dice dove tu poggi lo sguardo, su te stesso o sull'altro. E però voglio ancora un passaggio, Fra Paolo, poi ti restituisco la parola. Siamo onesti, la relazione con l'altro è difficile. Non è facile relazionarsi con gli altri, sia gli estranei, lo straniero, ma a volte anche chi c'è più prossimo, più vicino. L'altro ci ferisce, l'altro inesorabilmente viene a confliggere con noi. Allora cosa significa dire, il dire di Francesco, la bellezza, la vita passa attraverso la relazione con l'altro? Significa accettare nella vita che la ferita che l'altro ti dà è la possibilità di apertura in cui tu riconosci di essere oltre quel dolore. La ferita è la possibilità di far nascere qualcosa di nuovo. Permettetemi un'immagine che ho colto una volta guardando così un film, di qualcuno che si fermava dinanzi allo scempio di un bosco bruciato. Purtroppo a volte la cronaca anche dei nostri giorni ci consegna questo. È devastante, desolante trovarsi davanti a un bosco bruciato. Tu hai alberi completamente inceneriti. Però dopo un po' di tempo questa persona si fermava attorno all'albero e vide che dal tronco dell'albero stava spuntando la gemma. Che cosa succede? Allora si incanta quella persona, si stupisce e dice che bello, non è finita. Ecco cos'è la bellezza, riconoscere che la vita continua, però attraverso, dovendo accettare e passare quella ferita che nessuno avrebbe dovuto infliggere, del bruciare. E così, passando alla nostra esperienza, diciamo, umana, gli altri ci feriranno. Non vorremmo essere feriti, però anche lì non dobbiamo vivere da persone illuse. La ferita fa parte della vita, ma una consapevolezza ancora più forte, che la vita va oltre l'apparenza, va oltre questa nostro, questo squarcio, questa tenebra, questa ombrosità. E allora, concludo, ti passo la parola, l'altro è con me e io posso dire all'altro tu sei bello perché noi abbiamo uno sguardo reciproco e io ti riconosco come l'altro dinanzi a me. Allora c'è davvero bellezza. Un ultimo passo rispetto a questa preghiera di Francesco. Adesso insieme a voi vorrei leggere almeno la parte centrale, dove appunto Francesco ripete per due volte l'espressione tu sei bellezza. Abbiamo detto che la preghiera è molto semplice, semplicemente questa ripetizione di tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei quiete. Vedete che è una serie successiva di affermazioni, penso io, non casuali. Sono affermazioni anche abbastanza sorprendenti fatte di Dio. Cioè, mi spiego, quando sentiamo dire tu sei amore e carità, beh, è abbastanza comune, scontato, lo dice l'Apostolo Giovanni, Dio è amore. Allora che Francesco dica tu sei amore non ci sorprende più di tanto. Ma quando Francesco dice tu sei umiltà, se ci pensate non è così banale. Cosa vuol dire che Dio è umiltà? A noi hanno insegnato che Dio è l'essere onnipotente, creatore e signore.
Cosa vuol dire che Dio è umiltà? Vuol dire che Francesco ha bene in mente l'immagine di Dio, non di un Dio teorico, ma del Dio di cui parla Gesù, il Dio che è Padre, il Dio che manda la sua pioggia sui giusti e sugli ingiusti, manda il suo sole per i buoni e per i cattivi, il Dio che non si rassegna alla lontananza dell'uomo e che lui stesso percorre la strada che lo separa dall'uomo. Quindi Dio è amore e manifesta il suo amore e la sua sapienza in questa umiltà. Siccome l'uomo si è allontanato da Dio, Dio si fa piccolo per poter riavvicinarsi all'uomo. E questa idea dell'umiltà, tu sei umiltà, porta come conseguenza tu sei pazienza. Pazienza in italiano sappiamo che vuol dire la capacità di rimanere, di tenere duro, di sopportare, ma il pazientia latino richiama il verbo patior, che vuol dire il verbo patire. Allora in questo caso Francesco sottolinea l'aspetto del Dio appassionato, appassionato nel duplice senso, appassionato nel senso di innamorato, preso da passione incredibile per l'uomo, e appassionato perché disposto a subire una passione pur di non venir meno alla sua passione per l'uomo. Capite? In tutto questo è nella tu sei pazienza. E subito dopo la pazienza viene tu sei bellezza. Secondo me è possibile che Francesco abbia in mente quel verso del profeta Isaia: non ha apparenza né bellezza, perché sta parlando del Dio che patisce, il Dio paziente, e quel Dio sfigurato sulla croce, che secondo, come dire, che ha uno sguardo estraneo, non ha apparenza né bellezza, in quel Dio sfigurato nella passione della croce Francesco riconosce la bellezza. Ecco che cos'è bellezza. Bellezza è patire fino alle ultime conseguenze questo amore che mi ha portato a voler stare vicino all'uomo. E poi, andando avanti, tu sei Gaudio e Letizia, tu sei nostra speranza, tu sei giustizia e temperanza, tu sei tutto, nostra ricchezza e sufficienza. Vedete l'origine della scelta della povertà. La povertà non è qualcosa che riguarda la quantità di cose che si possono avere. La povertà nasce dall'idea che Dio è tutto e quando abbiamo Dio non ci manca niente d'essenziale. Ma se non abbiamo Dio, non ci basterà tutto il mondo per soddisfare questa sete. Tu sei tutto, nostra ricchezza e sufficienza. Ed ecco che ritorna, tu sei bellezza. Tu che sei questa totalità, che sei l'unico che può soddisfare la nostra sete, tu sei bellezza. E tu sei mansuetudine. Mansuetudine, ancora una volta, mansueto è l'agnello del profeta Geremia, ero portato al macello come un agnello mansueto, forse ancora una risonanza della passione. La bellezza è legata a questa mansuetudine, a questo essere mansueto come un agnello, e la conseguenza di questa bellezza è tu sei protettore, tu sei custode e difensore, tu sei fortezza, tu sei rifugio. Dio è un porto sicuro dove possiamo stare tranquilli, dove troviamo rifugio. Dio è una fortezza in cui siamo difesi, siamo custoditi, anche se la vita sembra smentire ogni giorno questa realtà. Ma in realtà nel profondo noi sappiamo che se ci fidiamo di Dio siamo in buone mani, se ci mettiamo nelle mani di Dio siamo nelle mani buone, non abbiamo più niente da temere. E se non abbiamo più niente da temere, siamo sulla strada buona per imparare ad amare, perché, come dice l'Apostolo Giovanni, l'amore perfetto caccia il timore. Anche Francesco in una ammonizione dice che dove c'è amore, lì non c'è timore. Il contrario dell'amore non è l'odio, come possiamo pensare. Il contrario dell'amore è la paura. Perché quando uno ha paura chiude porte e finestre e si rinchiude in una tana che gli rende impossibile creare una comunicazione, una relazione con l'altro. Quindi
se siamo in queste buone mani, se siamo in questa fortezza, se ci affidiamo a questo protettore, difensore, rifugio, possiamo superare la paura e possiamo sperare di creare relazioni segnate, vissute nell'amore. Ecco che cos'è la bellezza, secondo Francesco. Se noi dovessimo chiedere anche un po' così, un po' a tutti, anche a chi percorre la piazza, la attraversa, semplicemente che cosa sa di Francesco, chi è Francesco, io ritengo che nessuno può dire non l'ho mai sentito. Ecco, Francesco tutti lo conoscono, ma è certo una cosa, che più che ciò che ha detto Francesco, che magari è più consegnato veramente ai cultori, ecco, della sua conoscenza, dell'esperienza religiosa, certamente Francesco lascia un segno che è quello dell'umiltà, della povertà, e quindi un po' tutti potrebbero rispondere sì, Francesco d'Assisi, il poverello, l'umile, accompagnando queste affermazioni con un sorriso di benevolenza, perché a Francesco non gli si può voler male, a qualcun altro magari, ecco, dell'ambiente qualche, ecco, giudizio si può esprimere, ma a Francesco no. Perché, come dicevi tu, Fra Paolo, perché lui ha fatto della povertà una scelta di vita, non un insegnamento morale o comportamentale, che ci sta sempre stretto in questo senso. Allora io voglio riprendere questo, l'umiltà di Francesco, queste virtù che Francesco ha vissuto in sé, diventano, hanno significato anche per noi. Io brevemente vorrei riprendere quello che dicevi tu, ad esempio a proposito dell'umiltà, che significa essere umili? E umili significa essere perfettamente aderenti alla realtà che uno è e che vive. E guardate che non è facile ai giorni d'oggi sapere cosa è vero e cosa non lo è, cosa è reale e cosa non lo è, cosa mi appartiene, dice di me, e cosa invece è inganno. Allora la virtù dell'umiltà non c'ha niente a che vedere con i capichini o con i sorrisi smorti. Essere umile significa essere consapevole di dove sto mettendo i piedi, quale terreno sto calpestando, secondo l'etimologia del termine, no? Dove stai mettendo i piedi? L'humus. Cosa ti sta animando? E allora questa ritengo che sia una scelta di vita, un indirizzo di vita per tutti. Allora Francesco in questi giorni vuole essere per noi, ecco, un criterio, un passo attraverso la sua esperienza di umiltà, ma ancora la mitezza, e anche lì letterature, l'essere mite, come quello tipo, ecco, uno ti picchia e tu stai lì a ricevere il resto. E no, perché il mite per eccellenza, Gesù stesso ha detto imparate da me che sono mite e umile di cuore, imparate, ciò vuol dire che quello che ritenete essere mitezza, guardate che state sbagliando, dobbiamo rimetterci alla scuola della mitezza, e sappiamo che Gesù era buono con i peccatori, accogliente, però sferzava certe dritte a chi veramente sembrava volerne sapere più di Dio, ed era il mite. Allora la mitezza cos'è? È la fermezza di avere fatto una scelta nella vita di verità e mantenerla senza violenza, senza imposizione. La scelta della non violenza non è la scelta del non intervenire. Noi francescani non siamo i pacifisti, ecco, di una certa generazione. Noi francescani siamo quelli che abbracciano la logica del Vangelo, che ci chiede a volte di dare la vita contro la violenza, di esporci in prima persona con il violento. Non siamo quelli inermi, ma quelli che lottano per i diritti. E allora il mite è colui che reagisce al male. Allora bellezza significa non io guardo solo il meglio dell'aspetto, per me io nella vita prendo solo le cose belle, le cose che ti piacciono. Ah, quello è opportunismo. Prendo solo quello che mi consola, questo è egoismo. Invece chi vive la bellezza sa che deve reagire e non rassegnarsi al male.
la semplicità di Francesco che cantiamo sempre, che bello, Francesco è semplice, alias a volte ignorante, mezzo scemo, tu non gli dici le cose e quello fa finta di niente. La semplicità è qualcosa di molto grave. Si dice che addirittura l'appellativo che più, l'attributo che più riesce a nominare Dio è semplice. Dio è semplice, significa che è qualcosa di profondo. La semplicità è la capacità di intuire l'essenziale. Una persona semplice nella vita è una persona che ha la chiarezza di ciò che è bene e di ciò che non lo è. Il semplice è chi fa una scelta di radicalità. Diceva Simone Weil, che è una filosofa, diciamo, ebrea, affascinata dal Vangelo, da Gesù Cristo, anche da Francesco, che però non si volle mai battezzare perché nella Chiesa Cattolica non aveva ben capito. Diceva questo di San Francesco. San Francesco, per percepire che l'universo è bello, aveva bisogno di essere vagabondo e mendicante. Vagabondo e mendicante. Chiudo la citazione di Simone Weil e dico: chi è il vagabondo? Il vagabondo è colui che cammina senza fretta, non ha un progetto di riuscita, di successo. È colui che si lascia condurre sapendo che è questa la sua vita, non è altrove. Vive l'oggi, il vagabondo. Il mendicante chi è? È colui che ha la consapevolezza di ricevere da altri e che impara a chiedere. E che non è facile. Ecco, Francesco, dice Simone Weil, può dire del mondo, può dire di tutti che è bellezza perché ha imparato un passo diverso e ha imparato a chiedere. E allora direi io, concludo, che come ho detto all'inizio, che la bellezza non è gradevolezza, la bellezza non fa rima con gradevole, gradevolezza, però può fare rima con leggerezza, che non è superficialità. La bellezza è leggerezza, cioè la capacità di sollevare lo sguardo, la capacità di non imputare sempre il male, il dito contro gli altri. La bellezza è la capacità di andare oltre il bene e il male, il giusto e lo sbagliato. La bellezza è quello che ti dice che non importa che cosa pensi, non importa la tua storia, l'importante è che tu comprenda che la vita va vissuta con un senso, nel rispetto di te stesso, degli altri. E la vita, noi diciamo, è senza perché, come la bellezza. Non cercare la ragione in ciò che ti capita, sappi però che ciò che ti capita ha una ragione e questa si chiama bellezza. Grazie, direi che è la prima parola che mi viene in mente. Grazie a Fra Paolo, grazie ad Anna Pia per tutte le parole che ci hanno detto, ma soprattutto per come ce le hanno dette, standoci dentro, credendoci fermamente. E penso che la ricerca della consapevolezza, del saper dare ragione del proprio esistere, in fondo è quello che ad ognuno di noi viene chiesto. Quindi vivere una vita piena, non di apparenze, ma tenendo lo spazio che ci viene chiesto di occupare, cercando di occuparlo il meglio possibile. Riusciamo a rubare la loro disponibilità per un'altra decina di minuti, uno spazio che vi invito a cogliere per poter fare delle domande. Intanto che voi pensate, è già pronto il valletto con il microfono, mi permetto di farvi una domanda, un po' da impicciona, ma mi hanno messo qui apposta, quindi non potete dirmi niente. Facendo questa riflessione, quindi preparandovi per questo incontro, riflettendo su questo tu sei bellezza con la lettera maiuscola trasformata all'interno del festival con un tu sei bellezza a lettera minuscola, quindi rivolta ad ognuno di noi, cosa ha suscitato in voi personalmente questa riflessione?
al di là di tutto ciò che ci avete detto. Fra Paolo in questi casi è molto galante, cede la parola. Senza disturbare i massimi sistemi, ecco, magari ciò che ecco, ho sentito detto a me, ecco, ho sentito detto, ciò che mi ha accompagnato, ecco, sostando su questo, è stato immediatamente una cosa, cioè veramente il salto necessario dell'esistenza, il salto necessario dal moralismo che spesso incontriamo nei nostri ambienti e nel mondo. Per me bellezza è stato un alito d'aria fresca. Dire bellezza significa veramente gratuità, lasciare che la vita parli e che io mi metta in ascolto della vita. Io conosco, mi hanno insegnato a distinguere il bene e il male, quindi è chiaro che lo vedo e so. Però bellezza significa che il Signore dice lascia stare, non ti mettere nel giudizio morale sugli altri, ma permetti che gli altri, anche quando sbagliano, vivano la propria vita, che gli altri non si sentano appesantiti dal tuo giudizio, perché questo è qualcosa, la bellezza è qualcosa che va oltre anche il bene, oltre il vero. Un'ultima cosa per esplicitare meglio, ci hanno insegnato, la filosofia, la teologia ci insegna che quando diciamo qualche cosa di una realtà cogliamo la sua bontà, ne cogliamo la sua verità, ma ne cogliamo anche la sua bellezza. E bontà, verità e bellezza non sono la stessa cosa, anche se dicono, indicano la stessa realtà. Vuol dire che la bellezza è una prospettiva, è uno sguardo diverso rispetto a ciò che è vero e ciò che non lo è. Allora questo mi ha insegnato che forse occorre ancora imparare a guardare le cose, non le vediamo le cose, lo sguardo, abbiamo gli occhi ma non vediamo forse. La bellezza mi ha dato questa spinta ad andare oltre. Dico qualcosa di simile, cioè pensando al tema della bellezza mi è venuto un parallelo, lo butto lì come uno slogan, la bellezza non si dimostra, la bellezza semplicemente accade. Significa, la bellezza non è qualcosa che noi riusciamo a costruire a furia di ragionamenti. La bellezza è qualcosa che c'è e di cui ci accorgiamo solo quando riusciamo ad aprire gli occhi in un certo modo, solo quando riusciamo ad aprire noi stessi, ad accogliere quello che ci troviamo di fronte. È l'idea che ho cercato di dire prima parlando del tu. Il tu è qualcosa che spesso ci disturba, l'altro, e invece ci viene chiesto invece di aprire i nostri occhi in un modo particolare, di non vedere l'altro, la realtà che stiamo vivendo, come una minaccia verso di noi, ma come qualcosa che ha qualcosa da dirci, da cui possiamo imparare qualcosa. Ecco, in questo senso la bellezza, al di là del, come dire, già Anna Pia ha detto, della bellezza spicciola, estetica, che si acquista mediante qualche operazioncella qua e là, ecco, la bellezza è qualcosa che accade, cioè che ci troviamo di fronte e che siamo chiamati a riconoscere. In fondo l'invito è sempre quello di non accontentarci di stare alla superficie, di non accontentarci di domande banali e di risposte troppo semplici. L'invito è sempre quello di andare alla ricerca, di andare in profondità, e allora la bellezza si fa trovare. Grazie.